Quello che, di cui vi devo parlare sono i mezzi di contrasto paramagnetici. Con un'idea, dicono 1990 perché io cominciai a fare risonanza magnetica con la terza apparecchiatura di risonanza installata in Lombardia nel 1990. Iniziarono un po' di aggregazioni simili. E ho subito questa idea. E per giungere alla caratterizzazione di lesioni si utilizzavano anche delle sequenze particolari come questa, in cui qui intravedete una piccola lesione, questa è la lesione principale, facendo delle sequenze marcatamente pesate in T2, vedendo la caduta di segnale di una lesione e il mantenimento dell'altra, si pensava appunto di poter in questa maniera dire che questa lesione era grangiosa. Però questa speranza è venuta a meno. Il primo mezzo di contrasto introdotto fu nel 1988, quando appunto io partivo con la risonanza magnetica ed era in grado di vedere. Oggi circa il 40-50% di tutti gli esami vengono utilizzati. Questa prima domanda, ovvero se i mezzi di contrasto paramagnetici su quale parametro RM agiscono, ovvero sia sul T1, sul T2, sulle destre proprio elettroniche, sul filo di Schiff, sulle suscettibilità magnetiche, oppure sulle magnetizzazioni. Ovviamente poi la spiegherò nel continuo della chiacchierata. Poi, seconda domanda, le sequenze hanno invertenze nell'evidenziare gli effetti dei mezzi di contrasto paramagnetici. Già ho dato la risposta alla prima domanda presentando questa tabella, ovvero sia la suscettibilità magnetica della sostanza definisce base alle diverse suscettibilità, le sostanze possono essere definite diamagnetiche, paramagnetiche, superparamagnetiche e ferromagnetiche. Allora, le paramagnetiche sono alla base dei mezzi di contrasto T1 o accettori di energia. Le superparamagnetiche e ferromagnetiche costituiscono, ad esempio, due disaggregatori di energia paramagnetica. Le sostanze denominate paramagnetiche sono caratterizzate, come vedete in questa immagine, da degli elettroni orbitali non appaiati e presentano una suscettibilità variamente positiva, determinando un flusso magnetico che si somma al campo magnetico statico. Non necessariamente dobbiamo pensare ai mezzi di contrasto esogeni quando si parla di sostanze paramagnetiche, perché esistono composti endogeni, quali i prodotti della degradazione dell'emoglobina, che hanno una funzione di tipo paramagnetico. Questi ioni paramagnetici esplicano la loro azione nei confronti delle molecole dell'acqua dell'ambiente extracellulare, accorciando i tempi di rilassamento T1 e T2 dei protoni adiacenti. Che cosa succede? Noi sappiamo che il fenomeno di risonanza magnetica si basa sul fatto che a fronte di un impulso di risonanza si ha una eccitazione dei protoni dell'acqua. Al venire meno di questo impulso si ha un ritorno allo stato di base a livello energetico inferiore con la restituzione dell'energia ovviamente all'ambiente circostante.
Allora, l'accorciamento del Fiuno si basa sul fatto che lo spin elettronico di una molecola paramagnetica, con i suoi momenti di rotazione e traslazione, genera dei campi elettromagnetici che hanno frequenza circa uguale a quella di risonanza, ovvero, in pratica, queste sostanze paramagnetiche, arrivando al contatto con questi ioni paramagnetici, favoriscono il trasferimento, l'accettazione dell'energia che deve essere distribuita per ritornare al livello di base. E quindi, facendo così, accelerano il recupero della mediatizzazione longitudinale e accorciano il tempo di rilassamento T1. Di conseguenza, al successivo impulso, noi avremo un vettore di mediatizzazione longitudinale che è ancora elevato e quindi eccitato, può restituire all'ambiente circostante con un'adeguata energia. Allora, questo vuol dire che quelle sostanze paramagnetiche facilitano la transizione, come abbiamo spiegato, tra i livelli energetici degli spin dei nuclei di idrogeno situati in prossimità del paramagnetico, rendendo più agevole il ritorno degli spin molecolari nella posizione di maggiore tensione di quella di maggiore tensione. Nel contempo, però, e questo deve essere sottolineato, la sostanza paramagnetica, col suo grande momento magnetico, crea dei multipli campi locali fluttuanti e, di conseguenza, viene ad agire anche sulla perdita di coerente di fase di quei puntini agenti T2. Ma perché non escono con questa azione T2? Semplicemente perché questo concentrazioni, dosi molto più elevate di quelle che noi utilizziamo al limite della tossicità. Siccome questo non avviene, noi dei due fenomeni apprezzeremo solo il primo, ovvero sia quello di effetto Q1 e quindi l'effetto accettore di energia. Alle basse, ripeto il concetto, alle basse e medie concentrazioni predomina il più rapido ripristino della mediatizzazione macroscopica longitudinale causato da una sostanza paramagnetica che funziona da accettrice di energia. Cosa succede nella pratica? Come vedete, questa è la rappresentazione grafica del fenomeno del T1, ovvero sia è il tempo di recupero della magnetizzazione longitudinale. Questo, secondo grafico, rappresenta la perdita di coerenza di fase e quindi descrive il fenomeno T2. Cosa fa una sostanza introdotta per l'ambiente? Fa shiftare la curva verso sinistra. Allora, poniamo l'esempio di due sostanze che andiamo a studiare, una sostanza A e una sostanza B. Cedendo l'impulso di radiofrequenza che hanno avuto, recuperano la magnetizzazione longitudinale. Soltanto che una delle due sostanze, e la sostanza A, prende in sé, riceve questo, assume, l'altra no, questo mezzo di contrasto. Lì, nel tessuto A, arriva il mezzo di contrasto paramagnetico. Allora, questa sostanza A shifta a sinistra e, come vedete, a un determinato tempo TR avrà un impulso che è molto più elevato. Quindi noi vedremo quel tessuto per effetto del mezzo di contrasto in una sequenza che sia T1 pesata, lo vedremo con bianco. All'opposto abbiamo lo spostamento per il T2 a sinistra e avremo anche lì, in teoria, a dosi tossiche un qualche risultato. Avremo una caduta del segnale più rapida. Ma a parte il fatto che dovremmo utilizzare delle dosi tossiche, qual è l'effetto? Che noi, dal punto di vista visivo, apprezziamo molto di più un'accentuazione del segnale che non una perdita del segnale. E tutto questo spiega, questi due fattori spiegano perché il mezzo di contrasto T1, in realtà, le sostanze paramagnetiche, giro la frase, hanno una funzione fondamentalmente T1. Allora, l'altro concetto è che accanto a questi mezzi contrasto paramagnetici agenti T1 di cui ho riassunto i concetti fondamentali, non dimenticando che queste
sostanze possono avere un effetto paradosso, effetto di 2 per cui, quando noi vediamo questo avendo fatto i mezzi di contrasto, ad esempio i magnesi, vediamo questo effetto sulla vescica, questo è un effetto paradosso. Allora, non dimenticando tutto questo, dobbiamo ovviamente a questo punto andare a prendere anche delle altre sostanze, ovvero sì, delle sostanze che sono di 2 per cui. Allora, esempi di sostanze superparamagnetiche sono mezzi di contrasto, ad esempio i composti del ferro e del distrosio, e sono costituite queste sostanze sommersate in forma di particelle, e perché possano esplicare la loro azione devono essere fagocitate a livello del sistema reticolo endoteliale. Queste sostanze quindi agiranno su determinati tessuti, sono tessuti che contengono il sistema reticolo endoteliale, quindi il parenchima epatico piuttosto che il midollo osseo, piuttosto che le milze, i linfonodi, e sentono gli effetti di velocizzazione del fenomeno T2 e sono apprezzate soprattutto laddove noi utilizziamo delle sequenze che siano sequenze T2 star, ovvero sia delle sequenze gradient E. Sono queste sostanze che era la premessa al discorso che adesso andiamo a sviluppare. E la prima risposta la dovete a questo punto dare: i mezzi di contrasto paramagnetici su quale parametro agiscono? Ecco, allora vuol dire che non sono stato chiaro, o voi avete chiacchierato, perché in realtà agiscono sulla suscettibilità magnetica. Ovvero sia, questi mezzi di contrasto possono essere, appena detto, T1 e T2, ma agiscono comunque sulla suscettibilità magnetica. La sequenza scelta ha importanza nell'evidenziare l'effetto del mezzo di contrasto paramagnetico, e la situazione è vera perché abbiamo parlato fino adesso di sequenze T2 grade, T2 grade. Altra domanda. Il gadolinio DOTA è un mezzo di contrasto intravascolare, interstiziale, epatobiliare o reticolo endoteliale? Un attimo, devo dare ancora una spiegazione. C'è qualcuno che ha già anticipato la risposta, adesso andiamo a vedere se è corretto. Per lo studio dei rami del fegato è preferibile l'uso di gadolinio di TPA, di allora, la premessa di tutto al discorso che faccio ora è quello dell'effetto dei mezzi di contrasto sul fegato, ovvero sia le lesioni a livello epatico si possono caratterizzare in base al segnale. Quindi noi avremo delle lesioni che possono essere ipointense, isointense, lievemente iperintense o marcatamente iperintense. Quindi lesioni ipointense sono l'angioma piuttosto che le metastasi, possono essere disintense, ipoplasia naturale focale, HCC moderatamente differenziati, sono lievemente L'HCC ben differenziato sono iperintensi, il nodulo displastico e le metastasi da melanoma. Quindi questo vuol dire che comunque in base al semplice sequenza T1 io già posso dare delle ipotesi di tipo diagnostico. Le lesioni T2 pesate, nelle sequenze T2 pesate, le lesioni ipointense sono abitualmente un nodulo di generazione, una fibrosi focale, isointense sono l'ipoplasia nodulare focale, piuttosto che l'HCC ben differenziato, lievemente iperintensi sono l'adenoma, la
piuttosto che limitarsi ai dati di rigenerazione, l'iperintensione maggiore e la miniplasticità. Allora, immagini basate sulla basata, io posso dire già qualcosa relativamente a questa questo, non è basta. E i mezzi contrasti di gravità e di fisica sono delle misure che attivano i contrasti di sottotitoli di valore e così si può dare la possibilità di differenziare meglio. Come ti permetto di fare questo discorso? Perché sul fine ci siano stati testati tutti i mezzi contrasti. Qualsiasi mezzo di contrasto, anche quelli che vengono utilizzati a livello qual è il significato dei mezzi di contrasto? Riprendo quell'immagine che vi avevo fatto vedere in precedenza, in cui per dire che questo è un angioma, utilizzando le sequenze pesate, servivano 17 minuti. Noi abbiamo questa informazione ora in 3 minuti utilizzando il mezzo di contrasto, e questo potrebbe essere già una spiegazione del perché del mezzo di contrasto. Dal punto di vista della biodistribuzione, i mezzi di contrasto sono distinti in tre grosse cellulare ancora, abbiamo dei mezzi di contrasto che sono tutti più specifici. In base all'attività magnetica, la classificazione che vi ho fatto vedere prima era la classificazione di tipo in base alla biodistribuzione, in base all'attività magnetica, questi mezzi di contrasto si dividono, e l'abbiamo spiegato più volte, da quelli che riducono il tempo di versamento di 1 e quelli che riducono il tempo di versamento di 2. Iniziamo a parlare ora dei mezzi di contrasto extracellulari, intravascolari, interstiziali. Stiamo parlando degli agenti T1. Sono dei chelati del gadolinio, sono dallo spazio intravascolare rapidamente filtrati nello spazio extracellulare del tessuto normale. Per cui si raccolgono in questo spazio, ed è per questo che vengono definiti extracellulari, non entrano nelle cellule, ad esempio come gli epatospecifici, e dallo spazio vascolare passano rapidamente nello spazio interstiziale. L'80% di questi mezzi di contrasto è eliminato con l'urina, il 95-98 entro le 4 ore, il 95-98 entro le 24 ore della reazione endovenosa. L'elemento caratterizzante è la presenza di questo gadolinio che, essendo una moneta tossica, è ovviamente legato ed è legato ad un chelante secondo due categorie fondamentali, la struttura ciclica e la struttura lineare. La struttura lineare è più soggetta alla rottura del legame tra gadolinio e il veicolo, e questo può spiegare perché alcuni mezzi di contrasto nel passato siano stati tipicamente responsabili della sindrome nefrogenica, ossia rompendo questo legame e liberando il gadolinio causando poi gli effetti sistemici. Questo può spiegare la differenza di struttura tra l'uno tra quelli con un chelante legato in maniera lineare e un chelante legato in maniera ciclica. Questi mezzi di contrasto, come tutti gli altri, cioè questo concetto non è limitato evidentemente ai mezzi di contrasto extracellulari intravascolari interstiziali, si caratterizzano per la relassività molecolare. Allora, frequentemente voi sentirete parlare che questo mezzo di contrasto ha una relassività molecolare piuttosto più elevata di quell'altro. Ma che cosa vuol dire effettivamente questo concetto? La resettività di un mezzo di contrasto è la capacità di influenzare il tempo di passamento dei protoni
Allora, come agiscono questi mezzi di contrasto? Ovviamente accorciando il T1 alle dosi che abbiamo già spiegato. E come vengono somministrati? Stiamo parlando, tanto per intendersi, del DPPA, ovvero sia, stiamo parlando tanto per intendersi perché sia più chiaro il concetto, perché per voi è forse più facile riconoscerli con i nomi commerciali che non con i nomi farmaceutici. Stiamo parlando del Magnavis piuttosto che del Dotra. Lievemente iperintenso nell'immagine T1 pesate, vedete che prende contrasto, siamo nella fase arteriosa dello studio dinamico, però in fase di equilibrio, ovvero sia nella fase più tardiva, quella successiva alla venosa, vedete che si caratterizza per il fatto che vi è stato un lavaggio, un washout si parla, e vedete che contemporaneamente vi è una impregnazione di una limitante che corrisponde alla pseudocapsula. Allora, lo identifichiamo in base all'enhancement. Lo vediamo meglio sicuramente, ma lo caratterizziamo, e come lo caratterizziamo? In base all'enhancement, allo shot e alla pseudocapsula. I mezzi di contrasto epatocellulari sono fondamentalmente tre, ovvero sia il Teslaxcan, il Multi-Ans, e qui leggiamo Eovist, questo è il prodotto, il nome del prodotto a livello americano, in realtà qui è venduto come Primovist. Io ho continuato a tenere questa edizione Eovist. Allora, l'accenno al Teslaxcan è un accenno unicamente storico, perché questo mezzo di contrasto è fuori uso. E questo mezzo di contrasto è, come dice, come vedete qui, è un mezzo di contrasto basato su un chelato dell'ione manganese. Oltre che dal fegato è captato ad altri parenchimi il rene e il pancreas, ed è escrito essenzialmente per via renale. Noi non l'abbiamo mai utilizzato a Cremona. Questo mezzo di contrasto, come vedete in questo disegno, veniva, perché torno a ribadire il concetto, non è più utilizzato, non è più venduto, per un'immagine epatobiliare tardivo, ovvero sia infusione lenta, goccia a goccia, e poi acquisizione a distanza di tempo. Allora, i tumori di origine non epatocitaria non mostrano alcun significativo enhancement. Per cui, cosa succede? Questa è una piccola lesione, una piccola metastasi. Questo è dopo somministrazione di mezzi contrasto, vedete che vi è un enhancement positivo del fegato, ma la piccola lesione non piglia contrasto e non è sempre l'origine epatocitaria e risulta quindi ipointensa. Metastasi da carcinoma del colon, ancora per spiegare il concetto, immagine TAC, come vedete sono delle immagini datate ormai, abbiamo apparentemente solo queste due lesioni metastatiche. Facendo l'immagine T2 pesata, in realtà le lesioni sono molto più numerose, facendo T1 anche se ne vedono molto di più che non l'attacco, ma facendo la somministrazione in mezzo di contrasto, vedete il manganese di TPA, vedete appunto come vi sia una caduta di queste lesioni non è epatocitaria, vedete appunto come sia numerosa. Le lesioni viceversa di origine epatocitaria possono mostrare enhancement, e tanto maggiore è la differenziazione, tanto maggiore sarà l'enhancement, ovvero sia quanto più la cellula è simile alle particelle animali, tanto più questa cellula prenderà mezzi di contrasto. Allora, quindi sorprende il fatto, qui siamo ancora parlando di manganese di TPA, vi ricordo, non dovrei sorprendere il fatto che questo HCC, che è ben differenziato,
Questo viceversa, che è un HCC scarsamente differenziato, ovvero sia la cellula è evoluta chiaramente in maniera maligna e quindi ha perso le caratteristiche dell'epatocite normale, vedete a questo punto che è nell'infase epatomegliare ipointensa. E ancora, se questo discorso è valido, altrettanto l'iperplasia nodulare focale che è caratterizzata dai epatociti normali, ci aspetteremo che sia iperintensa, come lo vediamo appunto in questa immagine. Per quanto riguarda i mezzi di contrasto ipatospecifici attualmente in uso, questi sono fondamentalmente due, ovvero sia sono il gadolinio BOPTA, che è il multi-ANS, e il gadolinio EOB-DTPA, che è qui chiamato, l'ho detto prima, e ho visto in realtà dovremmo chiamarlo come prima visto. La struttura, come vedete, è molto simile, la relassività è più vantaggiosa, cioè la capacità contrastante è maggiore per quello che utilizziamo noi, ovvero sia per i multi-ANS. Come viene fatto lo studio? È abbastanza semplicemente, perché lo facciamo tutti i giorni, è con uno studio dinamico e con un'imaging che è ipatobiliare tardivo. Che cosa vuol dire? Che avremo l'acquisizione basale, l'acquisizione in fase arteriosa, l'acquisizione in fase venosa e poi di equilibrio, e quindi a distanza di determinato tempo avremo un'imaging ipatobiliare tardiva. Ovvero sia, due concetti. Perché lo chiamo imagine epatobiliare? Perché questo mezzo di contrasto viene captato, introdotto attivamente all'interno dell'epatocita tramite un meccanismo anionico e avremo anche di trasporto anionico. E vediamo però che vi è una differenza, ovvero sia la finestra utile della visualizzazione delle lesioni nell'immagine epatobiliare è differente, ovvero sia arriva 20 minuti per quanto riguarda la periferia, mentre allora, questi mezzi di contrasto sono inizialmente distribuiti nello spazio intravascolare e extravascolare, successivamente come manganese di DPA sono captati dagli epatociti. Alcuni esempi. Questa è una iperplasia nodulare focale, già lo potrei dire in un'immagine TV pesata perché vedo abbastanza chiaramente questa cicatrice. Fase basale, fase arteriosa, fase venosa, fase di equilibrio. Questi sono altri esempi, questa è una lesione evidentemente molto più piccola. Questa invece è una iperplasia nodulare tipica per la cicatrice, ma quello che voglio farvi vedere non è tanto la fase appunto arteriosa venosa ed equilibrio, ma è questa fase che è la fase appunto ipatobiliare. La lesione in questo caso è, vedete, che è iperintensa o isointensa, si comporta come il fegato adiacente. Che cosa deduciamo da questo? Che evidentemente l'iperplasia nodulare, per quanto atipica, ma è atipica semplicemente perché non è la cicatrice, non c'è la cicatrice centrale, e questo è sostanzialmente epatociti normali. Questi sono a confronto i due mezzi di contrasto. Vedete che le immagini sono assolutamente uguali, il risultato iconografico è uguale e, come diceva Grazioli, sfido chiunque, se non ci fosse scritto, a dirmi chi è, quale mezzo di contrasto è stato utilizzato, se il multi-ANS piuttosto che il primo visto o le ho viste. Non vi è nessuna differenza. La differenza sta solo nel fatto che questa immagine è ottenuta 20 minuti, e prima vista vedete che non vi è nessuna differenza tra l'uno e l'altro. Per quanto riguarda questi sono tutti esempi, per cui su questi a questo punto sorvolo se, non prima però, e questo è un concetto che mi preme farvi notare, è come l'HCC scarsamente differenziato, l'avevamo visto con Tesla, risulti a 20 minuti completamente ipointensa.
perché appunto non è costituito dai patociti normali, ma sono dei patociti scarsamente differenziati. Allora, vale evidentemente questo concetto della differenziazione per qualsiasi lesione non epatocitaria. Non essendo epatociti normali, non potendo catturare il mezzo di contrasto, queste lesioni risulteranno nell'IgG tardivo a 3 o piuttosto che a 23, risulteranno evidentemente complesse. La differenza fondamentale se anche di l'IgG è in galeno, cioè è obiettivo di chi ha, prima vista o voglio visto o la vedete più male. Allora, il gatto di Totta, che è il Totter, e quindi molto bene. Per lo studio RM del fegato, meglio quindi il DTVA, tanto per fare i cognomi, Magnivis, Botta, Multians, oppure Dotterem. Multians, molto bene. Ok. Allora, questa sarebbe opportuno in questo momento, ma al di là di questo, è per dire che come esistono dei mezzi di contrasto che innalzano il fegato, esistono mezzi di contrasto che all'opposto abbassano il segnale del fegato, e sono i mezzi di contrasto reticolo-endoteliali. Allora, i mezzi di contrasto reticolo-endoteliali sono T1 positivi? L'affermazione è vera o falsa? Poi, e adesso lo andiamo a vedere e spiegare, ma prima di parlare di questi mezzi di contrasto volevo accennare, ma è un flash per ciascuna di queste situazioni, che al di là dei mezzi di contrasto, appunto T2, di cui parliamo tra un attimo, esistono dei mezzi di contrasto intravascolari, quelli che accennavo precedentemente, organo specifici, che sono definiti blood pool, ovvero blood pool, scusate, sono quelli che sono a base di gadolinio e che si caratterizzano per l'elevata relassività e per l'elevata permanenza nei vasi, per cui consentono immagini a 45-60 per 25-60 minuti, sono usati a volo e vengono utilizzati esclusivamente per lo studio del vaso. Esistono dei mezzi di contrasto interieri, di cui abbiamo specialisti per cui momento non so quelli, per quanto ritorni in mente ai sistemi di tipo reticolo-endoteliale. Per vostra tranquillità vi sto dicendo, mi sto avvicinando alle conclusioni. Agendo determina una perdita di coerenza di fase, quindi vi è una caduta del segnale nell'immagine di due pesate ed è questo il motivo per cui il fegato è nero. È tutto nero tranne questa lesione che mantiene il segnale che avrebbe diversamente normalmente il fegato. E perché? Perché è in pratica una metastasi melanoma, quindi è costituita ciambre diverse di betociti, non contiene il sistema di tipo reticolare, non può catturare il mezzo di contrasto, quindi non si abbassa il segnale. Ma accanto ai mezzi di contrasto, appunto, reticolo endoteliali T2 puri, abbiamo dei mezzi di contrasto che, come dicevo prima, sono agenti T1 e agenti T2 e quindi possono essere studiati in maniera dinamica sfruttando l'effetto T1 e contemporaneamente sono utilizzati come mezzi di contrasto T2 per un'immagine tardiva. E questo è appunto uno studio effettuato con questo mezzo di contrasto in cui vedete appunto l'effetto T1 con un effetto simile a quello che abbiamo
utilizzando mezzi di contrasto tipo il Banyavis piuttosto che il multi-ans, perché viene utilizzato appunto in questo caso l'effetto T1. Allora, mezzi di contrasto di tipo degli A sono T1 positivi, l'affermazione è falsa perché evidentemente agiscono a livello del segnale T2. Tre ultime immagini, tre ultime diapositive per dire che cosa bolle in pentola e qual è il futuro dei mezzi di contrasto. Il futuro è rappresentato dall'immagine molecolare, questa è una bella diapositiva. Spiega un attimo quali sono il tempo della malattia correlato al numero delle cellule. E in base a questo noi vediamo che esistono un stato acuto di malattia, stiamo parlando evidentemente di malattie neoplastiche, ma ci sono della solida invisibilità perché non c'è diciamo, come vedete la diagnosi è tardiva. Allora lo spirito di tutta questa ricerca sarebbe quella, tramite l'imaging molecolare, di giungere ad una rilevazione più precoce, quindi una migliore prognosi e quindi a diagnosi terapie migliori, essendo quelle attualmente utilizzate tardive. Allora, evidentemente noi abbiamo necessità di marker, in qualche maniera, che vadano o a agire sulla cellula tumorale, quindi riconoscendo, marcando in qualche maniera la cellula tumorale, oppure l'ambiente in cui si trova questa cellula tumorale, quindi andando a valutare piuttosto la vascolarizzazione piuttosto l'angiogenesi piuttosto dell'ossigenazione. Evidentemente questi marker devono essere guidati dalle vetture sulla cellula tumorale, per quello che si pensa possa essere questo, ovvero sia un vettore che porti il nostro agente, e il nostro agente sarebbe quello che ci dà segnale, e quindi sarebbe alla fin dei conti ancora un mezzo di contrasto da utilizzare in risonanza magnetica, perché si possa in questa maniera giungere a identificare più precocemente quella che è la cellula tumorale. L'ultima diapositiva è un riassunto di tutto quello che vi ho detto, ovvero sia i mezzi di contrasto. Accanto ai mezzi di contrasto vascolari, mezzi di contrasto extracellulari, mezzi di contrasto ipatobiliari, mezzi di contrasto che hanno l'una e l'altra funzione, i sistemi reticolo-endoteliali. Perché i mezzi di contrasto, e sono le conclusioni, comunque in risonanza magnetica hanno una importanza. Ormai l'imaging in risonanza magnetica non può prescindere dai mezzi di contrasto. Ma quello che voglio sottolineare è che, fermo restando che alcune cose non sono cambiate, che se ne dica, perché il problema della sindrome nefrogenica ancora esiste, quello che voglio sottolineare oggi che i mezzi contrasti di risonanza sono sicuramente garantiscono una maggior sensibilità dei mezzi di contrasto che vengono utilizzati in TAC. E ciò detto, se l'obiettivo è potenziare l'apporto diagnostico in condizioni di sicurezza, e i mezzi di contrasto veramente sono più sicuri, oggi sicuramente possiamo dire che grazie ai mezzi di contrasto la risonanza magnetica si propone sicuramente come un'alternativa completa alla TC. Vi ringrazio.